Ciao amici italiani, che Dio benedica tutti voi nel nome di Gesù Cristo nostro Signore. Io sono Erlu Luciano, sono brasiliano, sono cristiano dell'Assemblea di Dio qui nel Brasile. In questo momento io voglio leggere per voi la parola di Dio. È la prima epistola di San Paolo Apostolo a Corinti, prima epistola nel capitolo 13. Dice la parola di Dio, capitolo 13, verso 1 al 13. Quando anche io parlassi tutti i linguaggi degli uomini e degli angeli, se non ho carità, divengo un rame risonante e un tintinnante cembalo. E quantunque io avesse profezia, intendesse tutti i misteri e tutta la scienza, e benché io avessi tutta la fede, tal che io trasportassi monte, se no ho carità, non so nulla. E quando che io spendessi in nutrire i poveri tutte le mie facoltà, ed essi il mio corpo ad essere arso, se no ho carità, quello niente mi giova. La carità è lenta l'ira, è benigna. La carità non invidia, non procede perversamente, non si gonfia, non perde disonestamente, non cerca le cose sue proprie, non si inasprisce, non divisa il male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce della verità. Scusa ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. La carità non scade mai, ma le profezie saranno annullate e le lingue cesseranno e la scienza sarà annullata, poiché noi conosciamo in parte ed in parte profetizziamo, ma quando la perfezione sarà venuta, allora quello che è solo in parte sarà annullato. Quando io era fanciullo, io parlava come fanciullo, io avevo senno da fanciullo, io ragionava come fanciullo, ma quando sono divenuto uomo, io ho dismesso le cose da fanciullo. Come non essendo più da alcun uso, perciò che noi vediamo ora per il specchio e enigma, ma allora vedremo a faccia, ora conosco in parte, ma allora conoscerò come ancora sono stato conosciuto. Or queste tre cose durano al presente: fede, speranza e carità, ma la maggiore di esse è la carità. Verso 13. Or queste tre cose durano al presente: fede, speranza e carità, ma la maggiore di esse è la carità. La carità è l'amore di Dio. Dio ama le persone. Dio ama il mondo, dice la parola di Dio nel libro di Giovanni, capitolo 3,
Perciò che Iddio ha tanto amato il mondo che gli ha dato il suo unigenito figliuolo, a ciò che chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. L'amore di Dio è grande e noi dobbiamo amare le persone, noi dobbiamo amare il nostro fratello, nostro fratello e sorelle nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore. Dio ama la umanità, Dio ama tutti noi e Gesù Cristo è nostro Salvatore. Gesù è nostro Salvatore, nostro Signore. E noi dobbiamo credere nella parola di Dio, nella parola di Dio. Perché questa parola è la parola di vita e noi dobbiamo credere, in questa parola che è la parola del nostro Dio per tutti noi. La carità di Dio, l'amore di Dio per tutti noi è grande. La parola di Dio dice che Dio è amore. Dio è amore. Prima di Giovanni, la prima epistola cattolica di San Giovanni Apostolo, capitolo 4, verso: chi non ama non ha conosciuto Iddio, poiché Iddio è carità. Iddio è carità. Dio è amore, Dio è amore. E noi dobbiamo amare nostri fratelli, nostre sorelle nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Grazie nel nome di Gesù Cristo.